nuovo video di presentazione di questo sito. Oh ragazzi, non vi state facendo sentire? Fate bene, fate bene. La paura non è un buon business. Io sono d'accordo con voi. Chi parla di paura va, prende la croce, va da retro. Paura, no, niente. Meglio cadere nel burrone che avere paura. Non abbiate paura della paura. Abbiate paura di quello che alla paura serve, cioè del burrone. La paura del burrone è meglio che la paura della paura, perché la paura della paura ci può uccidere. È il vero burrone a volte? No, il burrone è il burrone, la paura è la paura. Questo nuovo sito parla di paura per questa è una sessione di qualche settimana, qualche giorno, e poi torneremo a parlare di qualcosa di, no, ho fatto una canzone, tutto non è triste, nel senso che si può, è proprio nei momenti così che bisogna scherzare, che bisogna mantenere lo spirito, no? Perché è lo spirito che ci tiene vivi, che ci tiene su. E abbiamo bisogno di morale su, di una buona morale, di un buon... questo nuovo video, questa nuova serie di video, questo nuovo canale, anzi prima della serie di video, che è una sessione, la prima sessione sarà sulla paura. Ci sono già alcuni video, che è il vaso di Pandora S.P.A. e altri, il demone della paura. Poi ne faremo altri un po' più allegri, che non parleranno, se usciremo da questo periodo, se speriamo di sì, da questo periodo di trinceramento, che non so come definirlo, ci teniamo forti fino a quando non si deciderà di farci uscire da queste scatole, che sono le nostre case. Andate a lavorare, andate, anche se c'è il telelavoro, andate lo stesso, prendete la macchina, uscite di casa lo stesso, perché ci fa bene. Questo canale sarà monetizzato, perché il precedente canale ho deciso di chiuderlo perché ho avuto degli attacchi di haters terribili. E io anch'io sono un essere umano, quando sento certe castronerie, queste certe bestialità, mi sono accasciata un pochino, diciamo così, da certe cose non le voglio, non le, ho smesso di registrare per qualche mese, perché era impossibile proprio. Gli attacchi di haters e di bot di quel tipo non sono una cosa che capita di frequente, è capitato a molti. Io ne avevo solo sentito parlare e non è una cosa, ma insomma, bisogna reagire, bisogna mantenersi vivi, perché abbiamo ancora il diritto di andare avanti, non è che il mondo è finito. Qualcuno ci sta dicendo che il mondo è finito, che noi siamo finiti, che la nostra libertà è finita, che la nostra, che dobbiamo vivere nella paura chiusi in casa. Io dico il contrario. Io dico usciamo di casa, uscite di casa, andate a lavoro lo stesso, fate una passeggiata lo stesso, e basta con questi cani, basta con questi cani. Circondarsi solo di cani, basta uscire solo perché dobbiamo andare a portare a far pipì il cane. Usciamo anche col nostro amico, rivolgiamo la parola a qualcuno, parliamo con gli altri, circondiamoci di gente, invitiamo qualcuno, facciamo una festa, circondiamoci di gente, anche di gente. I cani sono bellissimi, ma noi abbiamo bisogno, siamo esseri umani, i cani stanno bene con noi, ma stanno meglio con i loro simili. Anche noi abbiamo bisogno dei nostri simili, non solo dei cani. Il cane ci ha aiutato nel post pandemia, ci ha aiutato molto, perché ci hanno rinchiuso e ci hanno detto di non uscire più di casa, e adesso che non c'è più una scusa per non uscire di casa, non usciamo noi di nostra sponte. No, usciamo, chiamiamo l'amico, chiamiamo qualcuno, chiamiamoci, parliamoci. Torniamo umani,
e basta con questi cani, eh? Perché? Perché si vede solo gente che esce col cane. Uscite anche da soli, uscite anche insieme, rivolgetevi la parola. Sembriamo programmati da una macchina infernale, basta, inventiamoci qualcosa di nuovo. Eh? Non è meglio così? Abbiamo le palle piene, i cani sono bellissimi, io li adoro, ma noi abbiamo bisogno di persone, di esseri umani, non abbiamo bisogno di vedere, di essere uno la forca dell'altro, come sta succedendo adesso. E adesso abbiamo il mondo a tribù, uno contro l'altro, e non è una cosa che secondo me può andare avanti molto, però vedremo che cosa succede, perché paura ne ho anch'io e ne ho molta, ma dobbiamo andare avanti, insomma. Questo canale è per tirarci su un po' il morale, insomma, per chi vorrà. Vedo che ci sono alcune views, sono circa una settantina adesso, da qualche giorno l'ho aperto, da qualche giorno l'ho riaperto, da qualche giorno. Non, per il momento non c'ho scenette, cose di recitazione ecco, il Patreon è una novità di questo canale, quindi chi vorrà sostenermi con $5 americani al mese lo potrà fare, altrimenti i contenuti sono comunque gratuiti. È comunque un canale no profit, nel senso che non ho un solo subscriber, ma qualcuno mi sta guardando, lo vedo, e se vorrà intrattenersi, insomma, con le mie storie, faccio la cantastoria, uno dei video è anche la cantastoria, con le mie storie potrà farlo se ha 5 minuti e gli fa piacere, insomma, se trova piacevoli i contenuti che io farò, insomma, in termini di video. Questa è la presentazione del nuovo canale. Non mi piaceva la precedente, non mi piaceva per questa cosa, io fo, dammi 2 euro che devo mangiare, non mi piace questa cosa, l'hanno fatto un sacco di youtuber, l'ho guardato 2-3 volte, non mi piaceva, allora ho messo questo, ne ho registrato un altro, questo è il video di apertura, e mi raccomando, tenetevi su e soprattutto uscite di casa. Se proprio dovete stare in casa e vi va di passare 5 minuti con me, cliccate un video, io ce la metto tutta per mettervi di buon umore, anche con le cose che ci stanno disturbando di più in questo periodo storico, che è una cosa allucinante, non abbiamo mai visto una cosa del genere, tutti quanti ci siamo resi conto che c'è qualcosa di più grosso di noi, che ci si sta muovendo senza che noi possiamo fare niente, ma noi possiamo fare una cosa, possiamo tenerci sul morale e continuare a uscire, uscite di casa, questo video vuole dire questo, e insieme a tante altre cose che dirò. Buona giornata. E mi raccomando, sostenetemi. Ciao. Sina, andiamo a fare un giro? Lei non dice mai di no. Vado a fare una passeggiata col cane. Anch'io.